Insomma, è stato un gran secondo tempo, un primo tempo un po' equilibrato, con poche occasioni, però il secondo tempo ci avete creduto sul 2-1, due grandi gol di Pancio, però è mancato quel gol che forse poteva aprire un po' tutto. No, la verità è che non abbiamo niente da recriminarci, abbiamo fatto due grandi partite, stasera sul 2-1 effettivamente meritavamo forse il pareggio noi. Abbiamo fatto 5 possessi di fila, potendo segnare ogni possesso. In un contropiede, in una palla contesa, hanno fatto il 2-2 e ha un po' spaccato la partita. La verità è che abbiamo giocato a viso aperto, col Follonica forse più forte degli ultimi anni. Non sono contento, ma comunque Follonica ha perso tante finali in questi anni, è riuscito a vincere, è anni che lavora. E noi siamo qua, ripartiamo con la consapevolezza comunque di poter dar fastidio anche quest'anno. E diremo la nostra, soprattutto in casa. Oggi c'è stato un grande pubblico, dei grandi tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine e credono in noi, per cui forza forte, andiamo avanti. E in Serie 1 avete fatto una bellissima vittoria, sabato si ritorna, domenica si gioca qui, quindi subito il riscatto è qui pronto a pochi giorni, però abbiamo visto, penso tutti, un gran forte dei Marmi, nonostante una squadra ridotta rispetto all'anno scorso, però veramente grande cuore. Abbiamo anche io e il Pancio siamo innesti, eravamo impegnati al mondiale, siamo tornati 2 settimane fa, penso che abbiamo grandi margini di miglioramento e cercheremo di migliorare settimana in settimana. Grazie Ricky, come sempre una gran